È il nostro desiderio portare il Vangelo fino agli estremi confini della terra. Il Signore ci ha fatto un invito eterno e ha detto: venite a me voi tutti che siete travagliati ed aggravati, e io vi darò riposo. Prendete su di voi il mio giogo, imparate da me, che sono umile e mansueto, e voi troverete riposo alle anime vostre, perché il mio giogo è dolce e il mio carico è leggero. Alleluia. E poi, oltre all'invito eterno, poi ci ha informati, ci ha formati, poi ci ha detto: andate per tutto il mondo, predicate il Vangelo ad ogni creatura. Chi avrà creduto e sarà stato battezzato sarà salvato. Alleluia. Ed è meraviglioso questo fatto: chi non avrà creduto sarà condannato. Così, come ho detto alla regia, leggo, alleluia, nel capitolo 8 del Vangelo di San Matteo, versetto 5. Alleluia. Inizio dal versetto 5. Alleluia. Quando Gesù fu entrato in Capernaum, un centurione venne da lui, pregandolo e dicendo: Signore, il mio servo giace in casa paralitico e soffre moltissimo. Gesù gli disse: io verrò e lo guarirò. Ma il centurione rispose: Signore, io non sono degno che tu entri sotto il mio tetto, ma di soltanto la parola e il mio servo sarà guarito, perché anch'io sono un uomo sottoposto ad altri e ho sotto di me dei soldati, e dico a uno: va, ed egli va, e a un altro: vieni, ed egli viene, e a un altro: fa questo, ed egli lo fa. Gesù, dito questo, se ne restò. Ne restò meravigliato e disse a quelli che lo seguivano: io vi dico in verità che in nessuno in Israele ho trovato una fede così grande. E io vi dico che molti verranno da Oriente e da Occidente, alleluia, e si metteranno a tavola con Abramo, Isacco e Giacobbe nel regno dei cieli, ma i figli del regno saranno gettati nelle tenebre di fuori. Là ci sarà pianto e stridor di denti. Gesù disse al centurione: va, ti sia fatto come hai creduto. E il suo servitore fu guarito in quella stessa ora. Che potenza la parola di Dio! Alleluia! È meravigliosa la parola del Signore. Notate bene che il Signore risponde, alleluia, e ascolta chi lo riconosce come Signore, chi lo riconosce come Redentore, come Salvatore, alleluia. Ed egli risponde: infatti, lui ha detto, in nessuno in Israele ho trovato una fede così grande, perché il centurione aveva compreso che Gesù è il sovrano dell'universo, è l'onnipotente, era più grande dell'imperatore che lo comandava a lui. Amen. Perciò ha detto: ho sotto di me dei soldati, e se dico uno va, quello va; se dico un altro viene, quello viene; se dico un altro fa questo, quello lo fa, ma su di te non c'è nessuno. Alleluia. E Gesù, alleluia, veramente elogiò la fede di questo centurione romano, alleluia, e disse: in nessuno in Israele ho trovato una fede così grande. Poi c'è un altro centurione, quando andiamo a leggere nel capitolo 10 degli Atti degli Apostoli, che pregava, alleluia, faceva elemosine, elemosine, era generoso, alleluia, e con la preghiera, alleluia, fin quando Dio mandò un angelo e gli disse: Cornelio, le tue preghiere, le tue elemosine hanno raggiunto il cielo, alleluia. Ti prego di mandare Iniope, alleluia, a cercare a Giaffa, sarebbe, a trovare un uomo che si chiama Pietro, alleluia, ed egli ti dirà le cose che devi fare perché tu possa essere salvato. Conseguenzialmente, quanto noi pensiamo alla spiritualità di questi uomini, noi ci vergogneremo sicuramente, alleluia, perché è veramente grande, alleluia. Pensate la tua generosità, le tue preghiere. Amen. E noi desideriamo, diciamo una cosa al Signore e la vogliamo subito. Amen.
Una volta quando eravamo piccolini, allora le scarpe si consumavano, alleluia, e allora lo dicevamo alla mamma: mamma, ci vuole un paio di scarpe. E faceva: beh, mo fra poco viene Pasqua, bella mamma, eh? Bella la mamma, fra poco viene Pasqua, allora la mamma te compra un paio di scarpe nuove. A me ne ci prendeva tempo, alleluia. Adesso, appena dicono le cose, immediatamente va bene. E allora automaticamente così fanno anche con Dio. Amen. Invece il salmista dice: ho chiesto una cosa al Signore e ho aspettato, alleluia, ed egli mi ha risposto. Amen. È una cosa meravigliosa che il Signore risponde, ma il Signore anche non risponde. Alleluia. Vogliamo andare a vedere come mai Gesù non risponde. Amen. Allora vediamo un pochettino, andiamo nel capitolo 15. Alleluia. Del Vangelo di San Matteo, lo stesso San Matteo. Alleluia, il versetto capitolo 15 dal versetto 21. Lo leggo, alleluia, mi piace leggere la parola, trasmettere la parola. Quando più poche parole mie, quando più parole di Dio posso dare, alleluia, attraverso il mezzo della televisione, e Dio deve benedire questo canale, lo deve provvedere, alleluia, abbondantemente. Perché può diventare sempre più forte e possa raggiungere veramente gli estremi confini della terra. Amen. Alleluia. Gloria al Signore. Capitolo 15, versetto 21. Leggo. Partito di là, Gesù si ritirò nel territorio di Tiro e di Sidone, sarebbe dove stavano i Fenici. Ed ecco una donna cananea di quei luoghi. Venne fuori e si mise a gridare: abbi pietà di me, Signore, figliuol di Davide, mia figlia è gravemente tormentata da un demonio. Ma egli non le rispose parola. Alleluia. E i suoi discepoli si avvicinarono e lo pregavano dicendo: mandala via, perché ci grida dietro. Ma egli rispose: io non sono mandato che alle pecore perdute della casa di Israele. Il centurione non era della casa di Israele. Questa donna non era della casa di Israele. E questi sono i precursori, alleluia, dei salvati, alleluia, di tutto il mondo. Alleluia. Ella però venne e gli si prostrò davanti, dicendo: Signore, aiutami. Egli rispose: non è bene prendere il pane dei figli per buttarlo ai cagnolini. Ma ella disse: sì, Signore, eppure anche i cagnolini mangiano delle briciole che cadono dalla tavola dei loro padroni. Wow! Allora Gesù le rispose: donna, grande è la tua fede, ti sia fatto come vuoi. E da quell'ora, da quel momento, la sua figliuola fu guarita. Alleluia! È meraviglioso il Signore, perciò quando non ci risponde la prima volta, e allora continueremo a pregare. Alleluia! E dice: però se osservate i miei comandamenti, alleluia, allora domandate quel che volete. Se dimorate in me, le mie parole dimorano in voi. Domandate quel che volete, vi sarà fatto. Senza volerlo, queste persone avevano la parola di Dio dentro di loro. Avevano riconosciuto che Gesù era il sovrano dell'universo, il centurione. E questa donna aveva riconosciuto che Gesù era il Messia. Amen. Anche se era straniera, come Rahab, l'albergatrice, la Rahab, come si chiama? L'affittacamere, diciamo, no? Allora che cosa? Andarono là i ragazzi e lei disse: io so che il Signore vi darà Gerico nelle mani. Amen. Perciò il Signore conosce quelle che sono suoi in tutte le nazioni. E queste due anime, questi due credenti, il centurione e la donna, diciamo, di Cananea, la Cananea, alla Sirofenice, alleluia, sono i precursori di tutti i salvati di tutte le nazioni. Ed è meraviglioso perché il Signore veramente è venuto per salvare il mondo.
poiché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigento figliuolo, affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. Alleluia! Ed è meraviglioso questo fatto. Questa donna ha continuato a pregarle, si è riconosciuta anche come un cagnolino. Ha detto: sì, Signore, non sono degna, però anche i cagnolini mangiano delle briciole che cadono dalla tavola dei loro padroni. E Gesù disse, Gesù le dice: donna, alleluia, alleluia. Allora Gesù le rispose: donna, grande è la tua fede, ti sia fatto come vuoi, oppure come credi. E da quel momento la sua figliuola fu guarita. Alleluia. E lo sapete che c'è poi questo, perché si è umiliata, quell'uomo, il centurione, pur essendo un ufficiale romano, ha riconosciuto che Gesù era il sovrano dell'universo. Questa donna aveva riconosciuto che Gesù è il re di Israele, perché figliuolo di Davide significa anche il Messia. Alleluia. Vedete? Pur essendo sirofenicia, ma aveva accettata la testimonianza di qualcuno che gli aveva parlato del Signore, come anche la donna samaritana, vi ricordate? Io so che il Messia, che è chiamato il Cristo, deve venire nel mondo, e quando egli verrà ci annuncerà ogni cosa. E Gesù le disse: io che ti parlo son desso, amen, io sono. E io sono significa Yahweh. Alleluia. Il presente indicativo del verbo essere, alleluia, che noi diciamo io sono, per l'apostolo San Paolo lo sviluppa e dice: non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me, e la vita che vivo ora nella carne la vivo nella fede, o per la fede, o della fede del figliolo di Dio, il quale mi ha amato e ha dato se stesso per me. E però c'è una cosa che Gesù veramente non risponde. Amen. E dove andiamo a vedere che Gesù non volle rispondere a Caiafa? Amen. Non lo volle rispondere, non volle rispondere ad Anna, non a Caiafa. Attenzione, perché Anna era il suocero di Caiafa. E siccome non aveva ancora lasciato l'autorità, amen, pur che non era più il sommo sacerdote, però l'hanno portato prima da lui, perché comandava allo genero. Amen. E allora quando lo portarono là, Gesù non volle parlare con lui. Amen. E quando domandò: ma dici un pochettino, ma sei tu il Cristo? E Gesù dice: ma perché mi domandi queste cose? Io ho parlato apertamente tutti i giorni nel Tempio e non mi avete mai fatto questa domanda. Perché adesso me la fai? Vi ricordate? E allora una guardia del sommo sacerdote diede uno schiaffo a Gesù. Alleluia. Dando lo schiaffo al Signore, alleluia. Cosa successe? Successe una cosa molto importante. Successe che Gesù le disse: se ho parlato bene, perché mi percuoti? E se ho detto il male, dimostra il male che ho detto. E quello non aveva parola, perché quando Gesù ci fa una domanda, poi noi non possiamo più rispondere. Questa è la realtà della nostra vita. Amen. E allora cosa successe? Successe una cosa molto importante. Amen. Quando lo portarono prima da Anna, non volle parlare. Amen. Ma poi quando arrivò Anna, Gesù non rispose nulla. Amen. Ad Anna non rispose nulla. Amen. Poi invece poi verso il centro del Sinedrio guardò Gesù tacendo, cominciando a dire con voce amichevole. Questo sarebbe Caiafa. Alleluia, con voce amichevole, alleluia, allettante, quasi supplichevole, con il viso atteggiato a dolore. Se sei il Cristo, diccelo a noi, come dice Luca 22:67. Poi non sappiamo cosa disse Gesù. Forse le stesse domande e pretese con le quali i giudei assillavano Gesù,
chi sei dunque? Come assillavano anche a Giovanni Battista. Per quanto tempo terrai sospeso l'animo nostro? Alleluia, alle nostre anime, Giovanni 8, 25, vi ricordate? Giovanni 10, 24. Come capo del popolo di Israele e di tutta l'umanità, desiderosa di sapere, io ti scongiuro, poi disse, come si chiama, sarebbe il sommo sacerdote, alleluia, Caiafa, io ti scongiuro per il Dio vivente, alleluia, che tu ci dica se sei il Cristo, il figliuolo di Dio. Matteo 26, 63. Gesù rispose a Caiafa perché gli domandò con sincerità, alleluia, e forse senza saperlo aveva intuito il tormento segreto di tutto Israele e di tutta l'umanità, di tutte le nazioni. Tu sei il figliuolo di Dio, alleluia. Gesù rispose la più straordinaria e la più affermata di tutte le parole umane. Io lo sono. Ani hu. Amen. E queste parole lo sapete? Chi è che le disse la prima volta? Quando scese il fuoco dal cielo al tempo di Elia. Alleluia. E allora fecero se a chi risponde con il fuoco dal cielo, quello è il vero Dio. Baal, e c'è 850, 400 profeti di Baal e 450 di Astarte. Dio non rispose a nessuno, alleluia. Ma poi quando pregò Elia al tempo, verso le 3 del pomeriggio che si offrivano i sacrifici, tutti pregavano a quell'ora, amen. E allora cosa successe? Che Dio rispose dal cielo con il fuoco e bruciò tutto l'olocausto. Dopodiché, alleluia, tutte le persone, Yahweh hu ha-Elohim, Yahweh hu ha-Elohim, alleluia, gloria a Dio, egli è il Signore, amen, solo Dio è il suo, Adonai, Adonai hu ha-Elohim, Adonai hu ha-Elohim, amen. E allora Gesù risponde a chi è umile, amen. Ai presuntuosi il Signore non risponde. Amen. Perciò quando preghiamo stiamo attenti, pretendiamo le cose. Molte volte qualcuno dice io ho pregato il Signore non mi ha risposto, esiste o non esiste? Fratelli miei, amen. Ma come? Dio non risponde a una preghiera e tu ti preoccupi che Dio non esiste? Ma chi sei? Ma chi sei? Ma perché non cerchi di inginocchia e con umiltà preghi il Signore? E poi una cosa bella, capitolo 9, versetto 11, allora, Giobbe, se io lo invocassi ed egli mi rispondesse, non però che crederei che egli avrebbe dato ascolto alla mia voce. E questa è la realtà della nostra fede cristiana molte volte, amen? Le pretendiamo le cose, amen? Ma è tutta grazia, noi siamo qui a predicare il Vangelo per la grazia del Signore, per la potenza del sacrificio di Gesù Cristo che ci ha riscattati, ci ha comprati, alleluia, dal male, dalla morte, dalla cella dell'inferno, alleluia, ci ha tirato fuori e ci ha portati nel suo vile e noi come pecorelle sue, alleluia, pecorelle del buon pastore, alleluia, siamo andati a casa. E dopo che Gesù ci ha comprati, alleluia, nell'agora, nel mercato, dove eravamo in vendita, ci ha portati a casa e ci ha dato la buona notizia, ha detto io non vi chiamo più servi, perché i servi non sanno quello che fanno i loro padroni, il servo non sa quello che fa il suo padrone, ma voi io ho chiamato amici e vi chiamo amici, alleluia. Ebbene, Gesù è diventato per la grazia di Dio nostro fratello, perché lo abbiamo accettato, riconosciuto come Signore, accettato nel nostro cuore e siamo stati adottati da Dio, adottati e siamo diventati figlioli di Dio e fratelli di Gesù, alleluia. Perciò egli non si vergogna di chiamarci fratelli, alleluia. E poi ci ha chiamati, ci ha abbracciati, ci ha informati, ci ha formati e poi ha detto ogni potere mi è stato dato in cielo e sulla terra,
Andate dunque per tutto il mondo e predicate il Vangelo ad ogni creatura. Chi avrà creduto e sarà stato battezzato sarà salvato. Chi non avrà creduto sarà condannato. Allora, predicare il Vangelo nel mondo. Anche se noi non riusciamo perché siamo limitati e non possiamo, però attraverso il mezzo della televisione veramente può arrivare il Vangelo in tutto il mondo. Anche se tu sei su una sedia a rotelle, alleluia, puoi partecipare all'evangelizzazione mondiale aiutando e donando, alleluia, il tuo contributo secondo quello che Dio ti mette nel cuore e dice e dirai al Signore. Anche io voglio avere la grazia di poter trasmettere il Vangelo a una persona. Signore, ti prego, aiuti. Io voglio donare e faccio un bonifico, alleluia, per parole di vita e un bonifico perché veramente questa televisione può essere più forte e arrivare con le antenne, alleluia, con i ricevitori in tutte le parti del mondo, in tutte le nazioni. Ed è veramente meraviglioso questo. Alleluia, mi arrivano telefonate dal Canada, da Città del Messico. Alleluia, fratello, io ti ho visto per televisione, ho detto guarda, arriva, parole di vita, arriva a Città del Messico, arriva in Canada. Wow, che bello, veramente. Ma noi lo vogliamo mandare dappertutto, alleluia, arrivare anche in Russia, in Ucraina, dappertutto. Amen. E soprattutto un cuore particolare perché Dio veramente sta per venire, sta per tornare. Il Vangelo deve raggiungere l'estremità della terra e da un momento all'altro Gesù ci dice, è Lui che ci deve fare pronti, amen? E quando noi Lui ci ha fatto pronti, ci riveste, alleluia, di spiritualità, alleluia, noi come il Salmo 131, alleluia. Come un bimbo divezzato sul seno di sua madre, si addormenta, così è sicura in te l'anima mia. La sicurezza della fede. Donna, ti sia fatto secondo la tua fede, secondo quello che vuoi. In nessuno in Israele ho trovato una fede così grande. Ecco, noi non possiamo vincere Dio in generosità. Se doniamo, Dio ci induplica la benedizione, alleluia! E noi, niente di meno, facciamo parte del, avendo ricevuto una fede preziosa, alleluia, quando quella dei sommi apostoli, alleluia, noi possiamo partecipare all'evangelizzazione mondiale. Perciò, alleluia, siate generosi, l'offerta di generosità, la benedizione che voi ricevete dal cielo, alleluia. Non la conosciamo ancora, la benedizione che riceviamo quando trasmettiamo il Vangelo. Ecco, da 16 anni, alleluia, quando avevo 16 anni comprai la prima Bibbia per 1.000 lire, poi ho regalato tantissime Bibbie attraverso gli anni, alleluia. E quando una sorella una volta faceva quelle che vanno sugli ospedali a pregare così, e allora disse vicino a un uomo, ma così conoscete Gesù? Ma diceva, c'ho la Bibbia. E ce l'ho sempre con me la Bibbia. E dice, veramente, vede la Bibbia, fatemi vedere. E allora prese la Bibbia e lesse il mio nome. Alleluia, con la dedica di quando gliel'avevo dato. È meraviglioso questo fatto. Amen. Alleluia. Così voglio dirvi che ho visto tantissime persone andare all'altro mondo e ho fatto la cura delle anime. Alleluia. E voglio dirvi una cosa, tutte col sorriso, alleluia, i fratelli, le sorelle vanno all'altro mondo, alleluia, invece ho visto qualcuno che è andato all'altro mondo, l'ultima cosa che ha detto, l'ultima parola, ha bestemmiato Gesù. Liberaci dal male, Signore, così sia, perciò il Vangelo deve raggiungere l'estremità della terra. Amen. E Dio ci donerà sicuramente la forza. Così ad Anna, Dio Gesù non volle risponderlo perché era presuntuoso e si credeva, cioè, di essere lui, si era fatto Dio da solo. Amen. Invece poi, come si chiama? Caiafa, siccome che lo supplicò, Gesù gli disse chi era. Ani hu.
Elohim, io sono il Signore. E se non era il Signore, chi poteva pagare tantissimi debiti? Se non era il padrone di tutte, di ogni cosa, come faceva a pagare? Perciò egli il titolo che noi eravamo debitori, Gesù lo ha inchiodato sulla croce, dice Colossesi, ed è veramente meraviglioso. Così Gesù, con la morte di Gesù, la morte di Gesù è stata la morte della morte, diceva Martin Lutero. Alleluia. E poi l'Apostolo San Paolo dice: Gesù Cristo ha vinto la morte e ha prodotto luce, vita e immortalità mediante il Vangelo, mediante la risurrezione dai morti. E come Dio ha risuscitato Gesù Cristo, il nostro Signore, così nella stessa maniera risusciterà anche noi, come è scritto nel Vangelo: chi ascolta la mia parola e crede a colui che mi ha mandato ha vita eterna e non viene in giudizio, ma è passato dalla morte alla vita, e anche morto vivrà. E poi dice: perché l'ora viene, alleluia, in cui tutti quelli che sono nei sepolcri udranno la voce del figliuolo dell'uomo e ne verranno fuori, alleluia, quelli che hanno operato bene in risurrezione di vita, quelli che hanno operato male in risurrezione di giustizia. Comunque il Vangelo attraverso la televisione entra negli ospedali, nelle carceri, alleluia, nelle caserme, alleluia, dappertutto. Ed è veramente meraviglioso questo fatto, perciò dobbiamo aiutare assolutamente questo canale. Amen. Una preghiera speciale la vogliamo fare perché Natale fa che le persone, Signore, comprano delle Bibbie, dei Vangeli, Signore, e che le possono regalare, alleluia, in questi giorni di festa. Regalare, alleluia, un Nuovo Testamento, regalare una Bibbia, alleluia, ed è un calendario, alleluia, per ci preoccupate. Amen. Se noi mettiamo il cuore per l'opera di Dio, Dio dal cielo ci benedirà e poi quando ci vede dice: bene hai fatto, fedele servitore, entra nella gioia del tuo Signore. Amen. Dio vi benedica. Shalom.